Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17. Ragazzi, oggi tratteremo di Minecraft Shaders. Ragazzi, useremo mod che ci permetteranno di vedere il gioco in una maniera bellissima ma anche brillante. Allora, come potete vedere alle mie spalle c'è l'acqua e c'è la terra, ok? Questa sono, come dire, sia l'acqua che la terra sono semplicemente cose che appartengono proprio al gioco, quindi in sé. E possiamo dire che se adesso andiamo ad aggiungere le mod, quindi la shaders, quella, mamma mia, quella che ti dà proprio la voglia di portare avanti questo gioco, perché io senza shaders non riesco ad andare avanti, perché io non riesco a fare una survival senza una shaders. Allora, ecco, vi faccio prima vedere una cosa. Ok, premo F1. Ecco, come potete vedere in alto a sinistra, facciamo sui 890 fps. Il minimo, se per caso volessi fare qualcosa in più oppure riempire il gioco di qualcosa, si abbasserebbe sui 300. Allora, ecco come funziona. Aggiungo la mia shaders che ho scaricato. Ok, andiamo su opzioni, grafica. Con tutte queste impostazioni ve lo spiegherò più tardi, perché questo video, se volete la shaders, dovete guardarlo fino alla fine, mi raccomando. Allora, andiamo su shaders. Ragazzi, non vi preoccupate, ci penso io qua, tutto il resto ci penso io. Allora, dov'è la mia ultra shaders? Dovrebbe essere questa, l'extreme. Ok, eccolo che la mia scheda video è partita. Fatto, rivendi la partita. Bene ragazzi, come potete vedere, guardate un po' l'acqua, cioè guardate un po' l'acqua, è bellissima, cioè in sé è proprio stupenda. Ecco, adesso vi faccio vedere una cosa. Premiamo un attimo F1. Ecco qua, guardate un po' gli schizzi, riuscite a vederli? Usate per la pioggia, ecco gli schizzi, l'acqua molto limpida, fresca, la terra, le piante che si muovono, il villaggio, qui c'è tutto. Quella shaders extreme, quella ultra, ti permetterà di vedere Minecraft in una bellezza assoluta. Però ragazzi, vi devo avvertire. Allora, prima di tutto la shaders ha bisogno di essere inserita su Minecraft, però su un PC abbastanza potente, ragazzi, chiede molto la shaders. Quindi io con il mio sistema con 16 GB di RAM, con una 1660 Super, un processore Ryzen 5 3006, vado fluidissimo. Gli FPS quanti ne fa? 152. Ok, 152. Allora, ecco cosa possiamo fare. Per chi non ha un PC potente, si arrangi ragazzi, non è colpa mia, io questo video tutorial l'ho fatto per chi si può permettere Minecraft con la ultra shaders, e se vi sto intrattenendo anche per quelli che non hanno un PC potente, mi può seguire fino alla fine. Ok, dopo tutto questo casino possiamo iniziare il tutorial, quindi godetevi il video. Allora, a questo punto basta andare sul nostro browser e scrivere semplicemente Optifine. A questo punto andiamo su optifine.net downloads e scarichiamo la versione attuale che è compatibile con la versione di Minecraft. Ad esempio, ho la versione 1.16.3, scarico la 1.16.3 di Optifine. Quindi clicco download, bisogna aspettare, va bene,
Ok, ragazzi, scusate tanto, ma questi sono siti che aiuti di andare su Mirror per scaricarlo. Ecco qua, download. Ecco qua. Allora, su desktop e andiamo a salvare il nostro download. Ok, chiudiamo subito questa scheda. Ok. Ragazzi, ora sta scaricando Optifine. Scusate tanto, ma adesso sto usando la connessione per fare altro. Allora, una volta scaricato, andiamo su apri. Ok, allora adesso mi dirà di scaricare, cioè di installare Optifine. Quindi andiamo su install. Io, ragazzi, non lo installo perché già l'ho installato. A questo punto, quando andrete ad installare il gioco, cioè il gioco poi ha la versione Optifine dentro al gioco, quindi usciranno anche quelle impostazioni che avete visto all'inizio del video. Quindi ecco cosa dovete fare. Una volta installato questo programmino che ti permetterà di vedere Minecraft in una maniera bellissima. Quindi, ragazzi, andate su opzioni, su grafica, e se trovate shaders, lì ci sono le shaders. Andate su Shaders e se lì non riuscite a inserire la vostra Shaders, la vostra mod che avete scaricato, basta andare su apri la cartella dove inserisci le Shaders. Quindi è facile, ragazzi. Adesso vi faccio vedere anche dove scaricare le Shaders. Allora, scriviamo Shaders Minecraft. Andiamo su Shaders. Allora, io ho scaricato le Shaders su questi due siti. Come potete vedere, sono evidenziati in colore viola. Quindi adesso vado su Shaders Packs. Ok, qui ci sono tutte le Shaders. Allora, ragazzi, andate a scaricare la vostra Shaders che è compatibile con la vostra versione. E una volta scaricata la Shaders, scaricata la mod, chiudete tutto. Qui, vabbè, tanto ci vorranno 2 secondi per installare questo Optifine HD Ultra. Quindi chiudo tutto, cancello. Andiamo su Esegui. Quindi basta premere il tasto Start più R e andiamo su updata, quindi basta scrivere % updata e un altro %. Andiamo a cliccare su ok. Una volta fatto, basta andare su Minecraft, andiamo su Shaders Packs. Eccoli qua. Ecco le mie shaders. Ragazzi, è tutto semplice. Facilissimo inserire le mod nel gioco. Quindi spero tanto, che sono stato abbastanza chiaro. Quindi certe volte io mi rendo molto utile per aiutare le persone. Quindi, come dire, chi non sa insegna. Ma quello che io voglio fare veramente è aiutare chi vuole essere aiutato oppure chi vuole imparare. Quindi, se sei interessato a questo canale, iscriviti con una campanellina. Se ti è piaciuto il video, lascia like e se hai dei dubbi, non esitare a commentare. Quindi mi raccomando, io non ho finito, non me ne vado da nessuna parte. Io sto sempre qui su YouTube. Se avete bisogno di me, io sono qui. Quindi, ragazzi, grazie per la visione. Ciao. Evolution.